sanno perfettamente che quando arriveremo al governo li manderemo a casa. La destra mi deve spiegare perché no Andrea Roventini al Ministero dell'Economia e Finanze quando loro propongono Renato Brunetti. Ed è questo la tipologia diversa di questo movimento. Siamo qui proprio per dirci questo, ricordarci sempre chi siamo. Perché per me è un sogno essere riuscito a fare questa legislatura. Ce l'ho messa tutta, non mi sono mai tirato dietro. Quando dovevo prendere, poi scusate, infatti se sbaglio una parola finiamo subito su Repubblica. Va bene, un attimo. Non mi sono mai. Oggi l'unica cosa che dobbiamo fare come popolo è unirci, non lasciarci dividere, come diceva Roberto, essere estremamente compatti, assumerci anche le nostre responsabilità, perché è troppo comodo prendercela soltanto con il politico corrotto di turno. Dobbiamo imparare noi ad alzare la testa, a essere un popolo sovrano, ad insegnare ai nostri figli ad essere bravi, no? Ad essere furbi e a combattere per la legalità, perché la legalità, oltre ad essere un valore, porta posti di lavoro. Ma che veramente possiamo pensare che oggi i nostri avversari siano Le Boschi, Brunetta, i Renzi? Ma non esistono più! Non esistono più! Ora esiste solo il popolo italiano che deve alzare la testa, unirsi e andarsi a prendere uno dopo l'altro i diritti! E allora mi ricordo, abbiamo iniziato così anche per gioco, così per dire facciamo qualcosa per gli altri, che è quello il motore di tutto. Se perdiamo quel motore lì, allora paradossalmente è successa una cosa straordinaria. Noi siamo riusciti ad accelerare, ad azzerare tutti i partiti che si sono sciolti in una specie di diarrea nauseante. E abbiamo un leader, abbiamo un programma, abbiamo della gente che è già eletta, che sta per essere eletta. Abbiamo le idee, un'ideologia. E allora, fantastico! Hanno detto che il periodo del vaffa è finito, state a sentire, fermi! Può darsi che sia finito il periodo del vaffa, il nostro diritto al grido, perché quando c'era quel silenzio, quando c'era che non parlava nessuno, noi abbiamo gridato ed era giusto il nostro diritto al grido, abbiamo occupato piazze, abbiamo fatto una rivoluzione pulendo le piazze. Il nostro diritto al grido, ma no, il vaffa rimarrà, magari non tutto, magari una piccola, un vaffino, ce l'avremo nel taschino, un vaffino che metteremo attaccati al frigo come una calamita, un vaffino sulla macchina, ricordati del tuo primo vaffanculo, è bellissimo. Quali sono i nostri avversari? I nostri avversari sono l'idiozia, la disonestà, la slealtà, quelli sono i nostri avversari. Un abbraccio a tutti. Guardate che c'è una cosa meravigliosa. Quando i cittadini avranno gli strumenti per fare un referendum alla settimana da casa, il movimento potrà anche sciogliersi. Noi siamo un movimento biodegradabile. L'umanità la annienteremo con il dinamismo. La precarietà sarà vinta dalla solidarietà. Non vogliamo più sentire promesse di falsa stabilità da elettrocardiogramma piatto. Non vogliamo più sentirci dire che andrà tutto bene, ma come ti dico io. Adesso le promesse vogliamo farle noi, perché sappiamo che possiamo mantenerle. Non ti possiamo...